Ogni anno alla vigilia dell'estate si torna a parlare della bretella che unisce lungomari di Furcisiculo e Rocca Lumera. A quanto pare ci sono delle importanti novità, sono in arrivo dalla regione 8 milioni e mezzo di euro, non per rifare la bretella, ma per costruire il ponte stabile tra i due lungomare. Noi stiamo vedendo intanto la bretella che al momento c'è tra Furci e Rocca Lumera e che dovrà essere rifatta. Noi ci troviamo con Rosario Trischitta, che è consigliere comunale cioè di Sant'Alessio Sicuro, consigliere dell'Unione dei Comuni delle Valli Ioniche e dei Peloritani, e con Francesco Puglisi, che è membro del comitato Pro Passerella. Sono partiti dalla Riviera Ionica, si sono recati a Nicosia in provincia di Enna per parlare direttamente con l'assessore regionale alle infrastrutture Falcone, Marco Falcone, il quale ha dato delle garanzie. Questa sera già dovrebbero essere pronti i soldi per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione dell'opera. Trischitta, di cosa si tratta? Si parla di 8 milioni e mezzo di euro. Ma in sostanza si tratta di quello che c'era stato promesso in fase di progettazione del nuovo ponte stabile che dovrebbe collegare Rocca Lumera con Furci. E stasera il governo regionale si riunirà e stanzierà 80 milioni di euro per la Sicilia per diversi lavori in tutta la Sicilia, fra cui qualche ponte e qualche strada che si trova in totale degrado. E il governo regionale, grazie all'assessore Falcone che dal primo giorno ha preso a cuore questa problematica della bretella, ha deciso di stanziare ben 8 milioni e mezzo di euro. Questo è motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutti noi, per i sindaci dei due comprensori che sono interessati, in quanto questa bretella potrebbe, anzi non potrebbe, sarà sicuramente il primo punto di partenza per quanto riguarda il collegamento dei lungomari nella Riviera Ionica, perché capisci bene che se uniamo questi due paesi poi saremo costretti, o meglio, ci auspichiamo che anche gli altri paesi con gli altri ponti vengano collegati in modo tale che finalmente il lungomare della Riviera Ionica diventi unico e non attraversato da queste piccole bretelle che sono rimaste in questo momento un pochettino in totale degrado. Ecco, l'opera sarà realizzata un po' più a monte rispetto a dove in questo momento sorge la bretella. Non si parla di riapertura o meno nel corso della prossima estate, un'estate ancora tutta da disegnare a causa delle conseguenze del coronavirus, ma si parla di questa importante opera che potrebbe vedere la luce in tempi non molto lontani. Francesco, avete fatto un comitato lo scorso anno, un comitato di cittadini, Pro Passerella, avete detto questa passerella è utile per la viabilità, cominciano ad arrivare i primi risultati, un impegno preciso, un impegno economico che passa dalla giunta regionale. Sì, noi abbiamo fatto questo comitato subito, immediatamente, quando già si trapelava la notizia che doveva essere abbattuta questa passerella e non ci siamo fermati solo a costituire il comitato e basta. Abbiamo portato avanti tutto un percorso che oggi ci dà questa notizia che il ponte sul Pagliara è un sogno che verrà realizzato. Qua parliamo ora di certezze, non parliamo più di condizionale, potrebbe o altro. Il ponte verrà fatto. Abbiamo avuto questa notizia ieri mentre ci trovavamo a Nicosia con l'assessore Marco Falcone. Lui ha sempre fatto alle parole, ha sempre seguito con i fatti e anche questa volta gliene diamo atto. Di questa vittoria per il comprensorio, perché questa qua è una vittoria per il comprensorio. Se pensiamo che questa bretella da 15 anni se ne parla, che bisognava abbatterla, che bisognava rifarla, che bisognava fare un ponte stabile, cioè, solo parole, solo parole. Marco Falcone ha fatto i fatti. Il tutto è nato quando 2 anni addietro l'assessore Falcone è venuto qui e ha constatato di persona quale sia l'importanza strategica per la Riviera Ionica di questa passerella, perché questa passerella che unisce, lo ricordiamo, noi siamo dal lato di Rocca Lumera, che unisce i lungomari di Rocca Lumera e Furcisivo, è un nodo viario, uno snodo viario fondamentale per l'intero comprensorio, tant'è che Rosario Trischitta, pur essendo consigliere comunale
di Sant'Alessio e dell'Unione dei Comuni, assessore, scusi, l'avevo detto forse all'inizio anche, consigliere dell'Unione, ecco, nel doppio ruolo, quindi da qui la confusione. Due anni fa, l'anno scorso. Ho detto due anni fa, ma è l'anno scorso, 4 marzo dell'anno scorso. Sì, abbiamo due anni fa si cominciava a parlare di un progetto stabile, esatto, ma tutto sembrava arenarsi. Abbiamo portato l'assessore qua il 4 di marzo. Ecco, per qui la presenza è l'anno scorso. Da due anni si parla di questa. Da due anni si parla, ma già dall'anno scorso, da quando abbiamo iniziato il discorso con l'assessore Falcone, oggi abbiamo questo risultato storico, direi. Torniamo alla domanda di prima. Dicevo Rosario Trischitti, assessore al comune di Sant'Alessio, nonché consigliere dell'Unione dei Comuni delle Valli Ioniche dei Peloritani, che raggruppa 12 enti locali del comprensorio. Diciamo un'opera strategica, ecco perché c'è un impegno in prima persona che è passato anche attraverso la sensibilizzazione di tutti i comuni dell'Unione. Ma infatti hai toccato proprio il punto cardine. Noi, come ha detto Francesco, il 4 marzo, per una serie di circostanze un pochettino balorde, non programmate sicuramente, siamo riusciti a portare qui l'assessore Falcone l'anno scorso. Lui, quando ha visto quest'opera, perché io ho detto io, guarda, non ti faccio perdere tempo, lui aveva una riunione al CAS, basta che esci allo svincolo di Rocco Lomera e in 3 secondi siamo sulla bretella. Lui appena ha capito che uscendo dallo svincolo si è portato subito su questa bretella, si è reso conto che questo è un nodo viario importante per l'intera Riviera Ionica. È una via di fuga, è uno sbocco, chiamala come vuoi, però ti voglio dire, questa bretella è importante, quindi questo ponte stabile è importante. Ecco, com'è nata quest'opera intanto? Noi stiamo vedendo, un attimo Saro, sì. e tornerò a lei, noi stiamo vedendo il ponte che unisce, intanto voglio leggere un commento, ma se non c'è neanche il servizio di ferrovie da una città all'altra, questo è il commento che ci ha fatto Maria in questo momento, e certo sarebbe importante anche quello, il raddoppio ferroviario, ma quello è un altro discorso e naturalmente si dovrebbe affrontare nelle sedi opportune, perché non è consentito, non è possibile attendere tanti anni per un raddoppio ferroviario, ma questo è un altro discorso, così come ci suggerisce Maria. Dicevo, quello è il ponte che attraverso la statale 114 unisce Rocca Lomera e Furci. E quando è stato ristrutturato Lustria dietro si è realizzata questa passerella, una passerella che doveva essere provvisoria e che poi invece è diventata praticamente definitiva, perché si è capito che aveva un'importanza strategica, se ne sono assunti la responsabilità della manutenzione i sindaci dei due comuni, Rocca Lomera e Furci, ma è ovvio che si debba pensare ad un'opera definitiva. Guardate, questa è la situazione in cui versa al momento, siamo a distanza debita dal mare, ma servono ancora ulteriori metri. Prego, assessore Trischitti, cosa stava dicendo? Io per finire il discorso, intanto ringrazio i sindaci, non solo quelli attuali, ma anche quelli delle precedenti amministrazioni, perché effettivamente ogni anno, quando c'è il momento dell'apertura di questa bretella, bisogna assumersi delle responsabilità, e quindi i sindaci a vari titoli, negli ultimi 10-15 anni, hanno dovuto assumersi delle responsabilità e forse in qualche caso pagare delle conseguenze. Infatti l'anno scorso io ricordo che il Genio Civile ha dovuto dare nulla osta per far riaprire questa bretella dal 15 giugno al 30 settembre. Io ieri proprio ho avuto modo di chiedere questo, ho fatto proprio questa domanda all'assessore Falcone e lui ha risposto, se voi vedete c'è un video che gira sul sito di Francesco Puglisi, lui ha risposto a questa domanda che c'è qualche piccolo cavillo burocratico, ma anche per quest'anno vedranno come. Ma quello è un altro discorso. Dovrà intervenire l'assessorato, però la bretella verrà. Io devo dire che i comuni si sono impegnati, sì, sia Rocca Lomera che Furci, moltissimo, per far sì che questa bretella fosse fruita dai cittadini. Con tutti i tentennamenti che possano nascere, perché i sindaci si assumono delle responsabilità. Molto, anche lo scorso anno. Bisogna ringraziare molto i sindaci, perché hanno fatto delle piccole forzature negli anni, soprattutto circa dieci anni fa, e forse stanno pagando le conseguenze di allora i nuovi sindaci che ci sono attualmente in carica. Però dobbiamo dire che anche lo scorso anno poi il sindaco di Rocca Lomera Giroffi, il sindaco di Furci Matteo Francilia si sono impegnati per riaprire, hanno fatto il possibile per garantire questa importante opera. Ma infatti il progetto di pulizia del fiume, che è stato fatto circa 190.000 euro l'anno scorso, dove è stato bonificato la zona di a questa bretella, e perché è stata un'opera importante, perché oggi ci permette con pochi soldi di poterla riaprire, perché grazie a Dio non ci sono state delle piene quest'inverno e quindi è in condizioni ottimali per poter essere riaperta con pochi soldi. Va detto tra l'altro che, ecco, vediamo questa situazione, ma va detto che al termine di una stagione invernale
è normale anche vedere una situazione simile. E la cosa fondamentale su cui punta sia il comitato, sia Triskitta e ritengo anche gli amministratori, è che ci sia al più presto questa progettazione definitiva e che quindi si possa avere già concretezza di questi 8 milioni e mezzo di euro per la realizzazione dell'opera. I costi all'inizio sembravano inferiori, però ci si è accorti che per fare un attraversamento stabile, che non abbia il problema della chiusura, della riapertura e così via ogni anno, è necessario forse investire. Fare delle canne abbastanza importanti che devono essere collaudate, quindi ci sono degli interventi che bisogna fare. E io per chiudere vorrei solo aggiungere che la cosa buona di questa... Qualcuno dice Roccalomero è un paese morto, non ci sono iniziative, mi riferisco a Massimiliano, prendete esempio da Santa Teresa. Io ritengo comunque che al di là delle critiche, quando sono positive sono giuste, però si sta crescendo anche rispetto in seguito all'esempio che è stato dato da Santa Teresa di Riva, sta crescendo tutto il comprensorio ionico, quest'anno ne è segno tangibile anche la bandiera blu ad Ali Terme, quindi bisogna cercare di fare quadrato al di là delle difficoltà che ci sono state, che ci sono, al di là dei colori politici. Stiamo attraversando un momento difficilissimo ed è il momento di far quadrato. Il resto era questa l'analisi che stavo facendo, che stavo concludendomi a fare. Praticamente, finalmente, devo dire, io adesso sono 8 anni che sono consigliere dell'Unione dei Comuni, finalmente si comincia a ragionare in maniera comprensoriale. Hai toccato proprio il punto giusto. Questo non è il ponte di Roccalomero e Furci, questo è il ponte della Riviera Ionica. Come ho detto prima, deve essere l'anello che congiunge tutto i lungomari. E qui finalmente i sindaci, devo dire un plauso, tranne qualcuno che ancora forse la pensa un pochettino più all'antica, ma sono sicuro che poi si adeguerà. Finalmente i sindaci stanno cominciando a dialogare fra di loro, e quando ci presentiamo alla regione non ci presentiamo come un territorio di 3.000 abitanti, ma come un territorio di due vallate che sono fra di loro connesse. Quindi... Ovviamente noi ci riproponiamo di venire qui, di tornare qui insieme ai sindaci dei due comuni, che sono la massima istituzione dei due comuni di Roccalomero e Furci. Francesco. Io volevo solo aggiungere, in riferimento a quel messaggio che hai letto tu, che io non ho nessun impegno politico. Io tutto quello che faccio lo faccio come libero cittadino, perché voglio il bene del mio territorio. Quindi è questo quello che deve scattare fra le persone, una collaborazione affinché il territorio possa crescere. Le critiche, se sono positive e servono a crescere, anche come l'ha posta Massimiliano, credo che sia uno spunto per fare sempre meglio il lettore che ci sta seguendo. Noi siamo partiti come protesta, perché abbiamo protestato perché non volevamo l'abbattimento della passerella, ma non ci siamo fermati solo alla protesta, ci siamo portati avanti perché volevamo la soluzione migliore rispetto alla passerella. E oggi Massimiliano ci ringrazia. Massimiliano, ecco, se ci sta ascoltando, ci sta vedendo sicuramente, quando si dialoga nel giusto modo, che ben venga. E come ho detto prima, noi abbiamo voluto sentire il comitato della passerella, il consigliere dell'Unione dei Comuni. Come ho detto, è doveroso anche poi vedere un po' gli amministratori comunali come pensano anche di sfruttare queste nuove opportunità. Voglio ricordare tra l'altro che noi ci troviamo a poche centinaia di metri dallo svincolo di Roccalomero, ecco perché dicevamo tra l'altro che questo è infatti un intervento importante. E ancora c'è un altro messaggio di Lilla Izzo: paese dove non trovi niente, Roccalomero, solo qualche negozio. Ma questo non dipende soltanto purtroppo dalle amministrazioni comunali. Noi stiamo cercando di migliorare quello che abbiamo. Noi avevamo avvertito una possibilità di chiusura di qua, di un muro, e quindi di conseguenza è venuta in noi una reazione per ovviare a questo problema. Ecco, ci dicono tra l'altro, ne approfitto per leggere anche, per interloquire con chi ci sta guardando: vogliamo portare il turismo a Roccalomero, non negli altri paesi. Giusto quello che dice il lettore, però è altrettanto vero che se non si comincia a pensare anche in modo comprensoriale, si sta pensando ad esempio, e questa è un'idea che è nata da Ali Terme ed è stata abbracciata subito da Santa Teresa di Riva, si sta pensando anche ad una riviera blu. Una riviera blu significa allargare gli orizzonti dell'intero comprensorio turistico e quindi offrire qualcosa di diverso anche a chi decide di venire nel nostro comprensorio, nel comprensorio di Messinese, a fare le vacanze. Se quando vendi un pacchetto lo vendi come Riviera Ionica, Riviera Blu,
vendi un pacchetto all'estero che ha una certa equivalenza. Se tu vendi un pacchetto Bandiere Blu Santa Teresa e poi ci mettiamo il capo di Sant'Alessio, perché è un promontorio che appartiene a Sant'Alessio ma che è di tutta la riviera, se vendi alle Terme ci metti il capo lì, è la stessa cosa. Invece un comprensorio verrebbe venduto meglio e sicuramente avrebbe un turismo, un afflusso turistico molto molto più ampio. E questo è a quello che dobbiamo puntare. Tra l'altro, al di là, ecco, ci colleghiamo ai tre ponti, così ci colleghiamo, cioè, ai tre ponti, cioè, ecco, con questo ci colleghiamo alla passerella di Santa Teresa Sant'Alessio e quella del Nisi. Quindi questo dovrebbe essere passeremmo dalla Bandiera Blu di Terme alla Bandiera Blu, esatto, di Santa Teresa, per poi finire a Sant'Alessio. L'immagine sarebbe una cosa. Voglio ricordare che Rocca Lomera ha anche un albergo importante, che è uno dei più importanti nel comprensorio. Un investimento importante che in questo momento è un investimento isolato, ma perché ad esempio anche Santa Teresa ha un albergo, questo lo dobbiamo ricordare, ha tanti altri servizi, però a livello di strutture alberghiere non ce ne sono. È cresciuto parecchio Santa Teresa per quanto riguarda i bed and breakfast, però per quanto riguarda gli alberghi, ecco, almeno questo lo possiamo dire, Rocca Lomera ha una struttura. Tutta questa storia che finalmente la Riviera Ionica ha un rappresentante alla regione a Palermo che si chiama Danilo Lo Giudice, che per me non è il sindaco di Santa Teresa ma è un rappresentante territoriale che sta lavorando per il nostro territorio. È normale che faccia qualcosa in più per Santa Teresa perché è pure sindaco, però quando tu prendi il telefono e chiami Danilo per un problema che riguarda Mandanici, alle Terme o Sant'Alessio o Forza d'Agro, Danilo si mette a disposizione. Questa è la cosa più importante che finalmente questo territorio ha capito. Che prima non c'era, che non c'era mai stata una situazione del genere. E questo ci fa ben sperare per i nostri figli, perché ormai noi abbiamo una certa età, non voglio dire che pensa siamo. Per te, ecco, pensa per me, però ai nostri figli possiamo regalare qualcosa di positivo. Bene, con queste parole noi facciamo vedere la splendida spiaggia alla foce del torrente Pagliara. Stiamo vedendo la zona sud, quella che poi si affaccia su Furcisiculo. Dall'altro lato invece la magnifica spiaggia di Rocca Lomera, coperta dalla foce del torrente. Ricordiamo la notizia: in arrivo 8 milioni e mezzo di euro per la realizzazione di un ponte stabile, in arrivo dalla regione, che colleghi i lungomari di Rocca Lomera e Furcisiculo. La nostra diretta finisce qui, grazie ai lettori di Tempo Stretto per averci seguito, arrivederci.